E dove sei stasera? Ciao Paolo, siamo a Bologna, a casa di amici, a casa di Tiziana Di Masi, un artista che proprio dei diritti civili e dell'omofobia ha fatto il tema di tanti suoi spettacoli teatrali. E siamo con Sofia, attivista LGTB, che conosciamo bene, e che ti chiediamo questi... Buonasera a tutte. Questi avvenimenti, come quello che avevamo visto a Padova, necessitano di una legge che preveda un aggravante per chi li compie? La legge è importante, tanto prima o poi sboccherà fuori, ma io vorrei anche dire, buonasera a tutti, che bisogna calcolare i bambini che comunque non sono nelle grandi città, ma nei piccoli paesi, anche giù al sud. Una madre come fa a tutelare il figlio che casomai all'inizio comincia ad avere problemi di identità di genere? Ha bisogno di tutelarlo, quindi parliamoci chiaro, questo non tutela soltanto le persone adesso, ma tutelerà anche i figli prossimi, futuri, che avranno da fare delle loro scelte, e i genitori devono anzi essere comunque pronti e soprattutto tutelati, e soprattutto comunque devono sapere di cosa si tratta, non possono essere impreparati, perché un figlio non puoi mandarlo via solo perché qualcuno dice tuo figlio è frocio, allora deve poi cacciarlo fuori di casa come già precedentemente tante altre persone sono state cacciate fuori di casa. Questi genitori vanno comunque fatti capire che l'Italia li protegge in un modo o nell'altro. Poi per il discorso del bacio, non bacio, con la lingua o senza lingua, mia cara Santa, che un bacio è un bacio semplice. Ma poi io l'ho detto, è chiaro! Oh. Ma io forse parlo un linguaggio... Ma scusi, lei conosce la legge Zan? Perché... No, si parlava di tipo di bacio... Io non ho mai parlato di tipi di bacio, ma poi dopo se mai ci faccio un'altra emissione a parte. Però io voglio sapere come lei conosce questa legge Zan, ma glielo chiedo veramente, perché siccome lei ha parlato dei dopo bambini, faccio un grafico, la tutela dei bambini, ma cosa c'entra con la legge Zan sulla tutela dei bambini? Perché lei ha fatto un discorso e noi stiamo parlando di una... No, io voglio sapere. Bisogna anche calcolare che il bullismo molte volte capita dalle scuole, già dai compagni di scuola. Ma certo! C'ha ragione, ma cosa c'entra la legge Zan? Cominciano! No, ma io voglio sapere, noi qua stiamo parlando se è giusto o sbagliato, no, questa legge Zan che racchiude un'altra serie di proposte di legge. Siccome lei ha parlato di argomenti importantissimi sui quali guarda, io non mi divido, perché la penso come lei, che una mamma deve tutelare un figlio a prescindere dal suo orientamento sessuale, e ci mancherebbe. Però non c'entra perché lei dice ci vuole la legge. Ma ci sono tante persone che vengono picchiate, Santa, che mi scusi, ma guarda che chi è picchiato, quante altre persone devono morire. Sentiamo Giuseppe Cruciani e... Ciao. Thank you.